Leggermente, leggermente è una parola che ha un doppio significato, leggermente, ma anche cose leggere, salutari per la salute della mente. Questa sera però abbiamo anche un appuntamento, come dire, importante, di spessore, con un autore che ama le sue montagne, la sua terra. Sì, assolutamente, questa sera sarà un incontro bellissimo, perché Mauro penso che approfondirà un po' soprattutto il discorso dello spopolamento della montagna. Lui che sta vivendo, vive quotidianamente questo problema nel suo paese, nella sua terra, e quindi stasera penso parlerà proprio di questo. Leggermente sta andando meravigliosamente, ormai siamo alla fine, ho fatto dei numeri, quest'anno abbiamo battuto tutti i record, abbiamo fatto più di 15.000 presenze. Solo di ragazzi delle scuole, solo di studenti, quindi senza contare poi tutto il resto, quindi veramente sta andando bene. Abbiamo avuto degli autori, degli ospiti rinomatissimi, e quindi non possiamo che auspicare che leggermente continui, leggermente aumenti sempre di importanza e di valore. Ecco, cosa altro c'è in programma? Ormai domani c'è la chiusura, se non erro, ma dopo? Domani c'è la chiusura con il libro, con Giorgio Spreafico, che ripresenterà, perché l'ha già fatto, però penso lo farà in una maniera diversa, in una maniera nuova, del libro, stavo dicendo, di Marco Anghileri, quindi si parla di montagna anche domani sera alle 18 qui a Palazzo Falck. E poi ci sarà anche quest'anno, come lo scorso anno, un'appendice estiva in giugno ai Piani Resinelli, dove due giorni, sabato e domenica, faremo anche lì presentazioni di libri, passeggiate, rinfreschi con i prodotti tipici del territorio e quant'altro. Rendono la vita delle persone un lavoro a usura. Ognuno di voi si alza la mattina e ha paura di qualcosa, delle banche, delle tasse, di sbagliare, ha paura di essere aggredito, ha paura del lavoro, della pensione, insomma ci hanno ridotto, ed è colpa nostra che stiamo muti, ci hanno ridotto ad alzarci la mattina invece che trillare come le rondini, ad avere paura. Cioè ci tengono in continua angoscia, telecamera dappertutto. Quelle vanno anche bene, se fossero state la telecamera qui stasera. Tra l'altro mi avevano appena ridato la patente, adesso me l'hanno rubata. Comunque, è questo qui. Spero me la ritornino anche adesso, insomma, magari se qualcuno sa, magari domani andate in giro, perché lì erano vicino al cimitero, magari se qualcuno di voi va a farsi una passeggiata e si imbatte in questo zaino scuro, nero, di quelli del computer, ma avevo le robe personali, avevo un quarto di fine del romanzo scritto a mano, perché quando vado in giro, siccome non dormo negli alberghi o nelle osterie, avevo un cellulare con dentro dei ricordi, delle foto, dei filmini con Icio, anche con qualche amante, quindi se lo trovate non ricattatemi, datemelo comunque, se no portateglielo pure alla moglie, fate pure, guardate che non mi sono ricattato, gli do le foto che sei comune, sì, portategliele alla moglie, che le valuti lei. Mauro, parliamo un attimo di montagne, delle tue montagne, ma non ti piace il cuore vederle spopolarsi? Eh sì, questa qui è la morte della montagna, perché ci sono montagne dove nevica Firmato, che nevica Versace, Fendi, Dolce Gabbana, come Cortina, Courmayeur, Zermatt, Davos, e invece sono montagne povere, che una politica maldestra che sa che non ottiene voti né vantaggi, non ha cura, queste montagne stanno morendo, cioè non c'è nessun... Nonostante il grido non c'è, lo può fare uno scrittore o gente comune parlandone, insistendo, battendo, ma non c'è interesse per la montagna. Ci vorrà una grande miseria, e stiamo avvicinandoci, una gran fame, una gran miseria. Allora le montagne verranno ancora coltivate, coltiveranno la terra e si tornerà a popolare, ma ci vuole, indietro non si torna da soli, ci vuole la fame, l'esigenza estrema di fine vita per fame, allora le montagne torneranno a ridere. È per quello che stasera non riesco a parlare di montagna, perché è diventata un'utopia. Solo la fame, io l'ho scritto in uno sciagurato libretto, che la necessità, allora sì,
E quel libro è tremendo, La fine del mondo storto, perché nella necessità estrema, nella paura di morire in buona salute, cioè di fame, la gente deve volersi bene. E fa blocco unico quelli che si sono salvati. E lì fanno piazza pulita di tutti gli orpelli che ci hanno detto che hanno valore. Perché quando non hanno legna bruciano il tavolo. Ma il tavolo 1500 rococò è o morire o bruciare il tavolo. Allora si scopre che il tavolo non ha nessun valore rispetto alla vita. Ma bisogna tornare a quello. Allora sì che la montagna tornerà a rivivere e si coltiveranno i trespoli, sì, perché altrimenti si muore di fame. Solo così l'uomo non torna indietro. E torneranno, ma magari, come dire, noi non ci saremo. No. Non ci saremo ancora, che dici? Noi non ci saremo più, però abbiamo cercato di seminare nei bambini questo rispetto, questo affetto, questo programma, questo tentare di vedere lontano, quindi i futuri architetti o ingegneri forse avranno a cura la montagna, capiranno che si può anche vivere di montagna, perché anche troppo protezionismo, ricordatevi che ha fatto della montagna un cimitero. Non puoi più fare una tettoia, non puoi più raccogliere un fungo, non puoi più raccogliere un... Cioè, io vorrei fondare una società che protegga la gente normale, la gente povera da montagna, dai protettori di natura. Non puoi più fare nulla, è tutto proibito. Anche per questo la montagna se ne va. Il monte, io non riesco a fare una tettoia per la legna. C'è il parco, c'è l'UNESCO. Allora fate vivere gli uomini prima, perché la montagna senza gli uomini non esiste. Non è curata, e poi ci sono le frane, si lamentano. Ma ci sono i boschi che hanno invaso le case, hanno invaso i pascoli, hanno invaso tutto, non puoi tagliarli, deve venire un forestale a segnarti la pianta che devi tagliare. Mettiamo in piedi una fabbrichina di prefabbricati, di casette come faceva Rubner, che adesso è diventato un colosso. Facciamo una distilleria del mugolio, il pino mugo ha invaso le case, lo trovi dentro casa, e distilliamo il mugo, facciamo quello sciroppo che un tempo facevano. Lavorano 5-6 ragazzi, insomma ci vogliono anche idee, non solo proibire. Oggi la montagna è proibita, salvo poi dove vogliono fanno impianti nuovi di risalita, fanno retrocedere i confini dell'UNESCO per fare l'impianto di risalita. La montagna povera è povera perché nei progetti politici non rende soldi, ecco perché è povera, e quindi non l'avranno mai a cura. Quindi per amore, non bisogna avere la menzogna per amore. Quando io ho visto, seguo i giornali, televisione, perché non dormo, e guardate che è orrenda sta cosa. Anche quei due lì che hanno ammazzato quel povero ragazzo a Roma, il papà lo difende, beccati a uccidere la fidanzata, mio figlio non è stato, ma se l'hanno beccato lì. Ma come possiamo pretendere fiducia dai politici quando un genitore non ha la capacità di dire io amo mio figlio, però è stato lui, deve pagare. Questa è la menzogna per amore, per tutto. Poi ci sono altre menzogne per amore, anche quella del tradimento, la fedeltà, ma qui andiamo in un altro campo. Ecco, quindi costruire persone nuove, liberandoci dai nostri schemi, dai nostri tabù, religioni, dai nostri dogmi, fedi, credenze, partiti, perché si creano mostri. E noi dobbiamo capire che forse, come diceva Borges, c'è del buono negli altri e del cattivo in noi. Qui io non posso costruire figli che un giorno possono fare anche per la loro tranquillità, se non felicità. Quindi ecco, torniamo al discorso, non è che la montagna è la società che uno dopo l'altro facciamo 7 miliardi a costruire persone che abbiano a cura poi la terra o la montagna o il mare o la pianura, invece c'è sempre l'idea di approfittarne, di sfruttare. Nel terremoto dell'Aquila c'erano alcuni di loro che ridevano, è l'occasione d'oro per fare soldi, coi morti lì sulla terra. Ecco perché dico la guerra siamo noi, salvo tantissime eccezioni. Perciò la montagna, se non creiamo una società nuova, ed è molto difficile, è come quelli che si immolano, che fanno saltare, si autoesplodono per uccidere gente inerme, quelli lì non lo risolviamo noi il problema. E a me viene da ridere, ma chi è? Allora siamo in guerra, sì. Quale guerra? Siamo in balia. Quale guerra? Per fare una guerra ci vogliono due eserciti ben definiti, o due stati, due nazioni,
due famiglie, picchi, non piacciamo contro le ombre, allora scateniamo l'inferno, ma chi? Dove spariamo? Buttiamo bombe dove? Ho sentito dire, allora facciamo piazza pulita, i bambini, tutti. E l'Islam stesso, quello buono, che sono molti, sono credo siano più di 1.400.000, l'Islam buono, come in Italia condannarono l'Italia stessa le Brigate Rosse, da lì dentro costruire bambini, e che questa è un'utopia, l'ho detto ieri a Ballarò, è impossibile costruire bambini nuovi, quando tu cresci il bambino a 3 anni lì ci devi uccidere, quello va fatto fuori perché il cristiano, come lo chiama, l'infedele, ecco dov'è la realtà, non siamo capaci di costruire, e nel PD non siamo capaci loro di costruire gente per gente che non uccida, e nel piccolo anche noi, ci insegniamo a vendicare, ce la leghiamo al dito, diceva la Rochefoucauld, nelle disgrazie dei nostri migliori amici c'è sempre qualcosa che non ci dispiace affatto. Ed è una verità enorme. Quindi no, è per quello che stasera non riesco a parlare di montagna, perché è diventata un'utopia. Solo la fame, io l'ho scritto in uno sciagurato libretto, che la necessità, allora sì, e quel libro è tremendo, La fine del mondo storto, perché nella necessità estrema, nella paura di morire in buona salute, cioè di fame, la gente deve volersi bene e fa blocco unico quelli che si sono salvati, e lì fanno piazza pulita di tutti gli orpelli che ci hanno detto che hanno valore, perché quando non hanno legna bruciano il tavolo, ma il tavolo 1500 rococò è o morire o bruciare il tavolo, allora si scopre che il tavolo non ha nessun valore rispetto alla vita. Ma bisogna tornare a quello, allora sì che la montagna tornerà a rivivere e si coltiveranno i trascoli, sì, perché altrimenti si muore di fame, solo così l'uomo non torna indietro di suo, ma dice chi me lo fa fare? Ecco perché mi riesce difficile, uno che conquista una cima, Simone Moro ha fatto un'impresa del secolo, io lo conosco, veniva su a scalare col Camos, altro amico da ricordare, Bruno Tassi, era di Bergamo, di San Pellegrino. E certo, ha compiuto l'impresa del secolo, l'Annapurna mi sembra, il Nanga Parbat, scusate, d'inverno, però rispetto a come va questo periodo molto brutto dell'umanità, e cosa serve andare qui a elencare le mie scalate o i miei libri? Io a questo punto faccio dei libri perché li vendo e mi guadagno la vita, mi guadagno da fare una casa ai miei figli, una l'ho già mezza ristrutturata, ma se no che senso ha? Dostoevskij diceva la bellezza, io sono inorridito, al Salone del Libro qualche anno fa c'erano queste frasi di una pesantezza, di una fasullità, la bellezza salverà il mondo. Allora innanzitutto vorrei sapere quale bellezza. Dove sta definita la bellezza? La Pietà di Michelangelo, tornando alla Pietà, i grandi romanzi, la bellezza salverà il mondo, ma vi pare che bellezze ne abbiamo in unità, vi pare che stiamo salvando il mondo? Addirittura laggiù hanno demolito a dinamite i grandiosi monumenti di... Ma capisci, la bellezza non salva un bel nulla, e l'uomo che salva se stesso, come le tegole del tetto che si passano l'acqua, cercando di capire e di non prendere posizioni credendo che siano assolutamente vere e inoppugnabili, bisogna mettersi in dubbio anche. Poi se si va nel dettaglio cominciano, perché le cose belle si vedono da vicino, se voi guardate un sasso, che bello, magari c'è su anche un fossile, guarda, ma poi vi allontanate, quel sasso lì fa parte di una frana che ha travolto un paese, quindi nel dettaglio è più, ma avere un po' di attenzione intanto generale, e non schierarsi sempre nella... Quindi io stasera faccio un discorso molto balordo, perché non potrei parlarvi di letteratura, di lì, ma che senso ha? Quando qui vicino fanno saltare la gente per aria, non me la sento di parlare di letteratura, dei miei libri, ma di nessun libro. Che c'entra Dante? Quando uno va a fare la spesa e si trova dilaniato, morto, e quelli che rimangono pieni di dolore, questa è la realtà, siamo un popolo feroce.
siamo un po', quando San Paolo esaltava il buon combattimento, no? Che dice, molto citato da Magris, il buon combattimento è l'esistenza dignitosa, cercando di fare le cose che, con lealtà, lavorare e soffrire anche, perché la vita senza sofferenza non esiste, ma ne già nascendo si soffre. Ma questo è diventato un feroce combattimento, non c'è pietà più. Ho fatto l'esempio del semaforo prima, provate a fermarvi un secondo, non c'è nessuna tolleranza. E questo mi fa paura, mi smonta. Io credo che questa sarà una delle ultime chiacchiere, perché non ha senso che io sia qui a parlare di cose. Mauro. Io avevo chiesto mezzo bicchiere di vino, ma se ne vuole essere dimenticati. Tanto mi avevano appena ridato la patente, me l'hanno fregata di nuovo, ma ci vuole essere la sfiga proprio. Mauro, l'altro giorno... Dimmi tu, dentro, scusatemi, ma poi magari recuperiamo. Dentro questa bella iniziativa di Leggermente, che sta seminando e che con gli anni sta facendo cose buone, Lecco. Ecco che arriva. Grazie. Questo qui fa il farmacista. Guarda qui, guarda, è meglio che niente. Va, salute. Salute, Dio ti benedica. Eugenio, un goccino anch'io, grazie. No, queste cose vanno fatte, anche se la bellezza non salverà il mondo. Però fare una chiacchiera va bene, ascolta, dimmi tutto. L'altro giorno, dentro appunto questa iniziativa, un tuo grande amico, Paolo Rumiz, grande Rumiz, ha avuto un coraggio da leone. Eravamo al Politecnico, pieno di ingegneri, e lui ha detto che secondo lui è arrivato il momento, dico le testuali parole, chi c'era può confermarlo, è arrivato il momento in cui bisogna dire basta ai fottuti analisti e bisogna avere delle visioni, bisogna avere coraggio di essere visionari. Come fai a non dargli ragione? Poi, dimmi. No, io per motivi di lucro e di vanità frequento le TV, ma io non, sono veramente un pagliaccio, ieri mi sono sentito fuori. Però se non vai in TV a dire che sei morto, non lo sa neanche tua moglie, il che è meglio per lei. Penso che non abbia rimorsi se crepo, ma neanch'io. Allora, cosa ho detto? Devo vendere libri per vanità, per bisogno di qualche lira, visto che... Quindi si va in TV a proporre questa faccia e la gente dice, ah, ma quello ha scritto un libretto, che lo compriamo. Infatti, da quando sono a parte le stroncature che... E per esempio l'altro giorno, ma perché io voglio dire le cose, poi pensiamo agli analisti, quella una categoria. L'altro giorno mi ha chiamato la Zanzara e ci hanno accordati con Cruciani, che tra l'altro sono anche amico, quando non fa a dire che non mi lavo, io sfido chiunque a odorarmi, se... Però non è che ami molto una doccia la sera, ma è venuto fuori un putiferio. Siccome io nei miei libri, soprattutto negli ultimi due, le fiabe di Natale, ho attaccato sempre, perché non ho paura di perdere, infatti sto pagando, ho attaccato questi fannulloni dei lavori furbi, e ce ne sono tanti che fanno lavori furbi, no? Per esempio ce n'è uno che campa guardando la TV, no? E io l'ho sempre attaccato, perché anche lui mi attaccava. Una volta mi fece gli elogi e poi stroncature, no? E l'altro giorno si è vendicato sul Corriere della Sera, quello dal cognome in sovrappeso, di nome e di fatto. Ma capite la violenza? Questo qui lo pagano per guardare la TV e dice, e si vendica, perché lui vorrebbe, ma adesso gli faccio una mail, non una mail, gli faccio impostare da mia figlia, lui vorrebbe imitare Giorgio Saviane, di cui mi vanto negli anni finali una forte amicizia con Sergio Saviane, quello che inventò la parola mezzi busti. Anche lui faceva lui ha scritto romanzi eccezionali, anche non era. E questo qui, dal cognome in sovrappeso, vorrebbe essere Sergio Saviane, ma Sergio Saviane aveva talento, questo ha solo cattiveria. Ha stroncato tanti, anche Henry De Luca, lo stesso Rumi, ha solo cattiveria, ed è l'unica dote che ha, perché non mi sembra, da quello che scrive, un uomo intelligente. D'altronde non è necessario che lo sia. Ecco, questo, quindi io mi sono esposto perché non ho la coda di paglia e me le vado a cercare. Ma viviamo in una terra, in una patria, in una nazione, che le cose le decidono quelli che hanno il potere.
E se non entri nelle loro grazie, sei finito, non fisicamente, ma a livello del tuo commercio, della tua opera, delle tue cose che fai. Quindi c'è gente pagata per guardare la TV e noi stiamo belli zitti, c'è gente pagata per mangiare e bere, ma guardate, ma quando uno che, ma no, non voglio andare nel triviale, ma vorrei uno che è, quella non va bene, come mi disse Celio, poi questi assaggiatori, i critici letterari, i critici, ma sono mestieri di comodo. E poi ci sono gli analisti. Io quando guardo, c'era uno, ma non posso fare nomi perché ti denunciano se fai i nomi, perché sentono, quando li tocchi sulla verità, ti denunciano, ci vengono processi e ti chiedono danni morali, che se si guardassero allo specchio li chiederebbero a se stessi i danni morali. Io mi chiedo 1 milione di euro, perché, ecco. Quindi gli analisti, ce n'è uno che presidente degli studi internazionali, ma di che studi, voglio capire, presidente degli studi internazionali, io vorrei capire che mestiere fa, tratto lo presiede, è pazzesco, ma se, beh, uno studia l'acqua, oh. Presidente degli studi internazionali, vabbè. Quindi questi analisti, questi deciditori, questi che convengono che lì è una roba da fare e lì è un'altra da fare, questo, e c'è tutta una catena che si passano la responsabilità e quindi le decisioni. Quindi se tu vuoi fare la tettoia per la legna, devi fare un progettino. Guardate che la tettoia per la legna l'avete sempre fatta, anche qui, paesi di montagna. Una lamiera e 4 pali e continua a tirare fuori sta menata della tettoia, però è un esempio idiota ma emblematico. La tettoia non puoi farla perché c'è il parco, no? C'è la protezione dell'UNESCO, è una patacca almeno da noi, infame, hanno venduto l'acqua l'altro giorno, ieri la puntata doveva essere sull'acqua, sindaci che danno i torrenti a società private per fare le centraline e guadagnare loro, perché non le tiene il comune? Perché nel comune non possono sottrarre. Se io concedo a lui il torrente e fa la centrale, mi dice, ecco, il 5% è tuo. Ecco perché fanno questo. E se lo dici ti denunciano. Perché c'è la democratura, come mi disse Matijevic, Petrak Matijevic, al quale sarebbe da dare il Nobel, uno scrittore ignorato, grandioso, Breviario Mediterraneo, per esempio. Viviamo in una democratura che è un ibrido, mi disse a Montereale Valcelli, di democrazia e dittatura. Quindi ci sono questi deciditori e nella tettoia devi fare il progettino, inoltrarlo, 3.000 euro il progettino, chiamato un geome, la tettoia, 10 minuti con i pali pronti, inoltrarlo, 3.000 euro, poi deve passare commissione sismica, commissione impatto ambientale, commissione edilizia, ma guarda che fanno ridere, commissione di qua, come sono 10 anni, perché passa tutti gli uffici, e con un'indifferenza suprema buttano la scartoffia lì. Allora, poi ti trovi quell'altro che scopre una mattina di avere una casa a sua insaputa con vista Colosseo. Io vorrei trovarmi una tettoia a mia insaputa. Non ce la fai. Ecco perché. Ecco perché. La montagna si spopola anche, quindi io vorrei, perché c'è, non, guardate, io volevo morire in una baita, in un mio terreno, mi ha lasciato boschi mio nonno, noi non abbiamo avuto bisogno del notaio, io e mio fratello, uno è morto, lo ammazzarono in Germania, aveva 18 anni, ma io l'altro, tu cosa vuoi? Vedete, però bisogna essere leali, no? Tira fuori, perché poi magari i nipoti di mio fratello dicono, non ci siano. Tu cosa vuoi? Io ho i boschi e tu le case. Fatto. Ereditato tutto. Capisci? Poi è chiaro che devi fare il passaggio dall'eredità, di tuo papà, pagare, va bene. Ma io in questo bosco volevo farmi una baracca 4x4, perché dove abito non mi piace più. La mia evoluzione, ecco, chimico-biologica, questa tragedia chimico-fisica chiamata vita, come diceva Pessoa, non mi permette più di stare lì. Una volta sopportavo rumori di sopra, danno l'aspirapolvere, fanno baruffa, insomma. Allora volevo farmi una bara, ma me la fa, non tante bimbe, chiamo Rubner, stasera, domani c'ho la baracca, 4x4. Io voglio una casa dove stando seduto piglio tutto quello che mi serve.
bottiglia di vino, un libro, un pezzo di pane e formaggio. Dove posso? Mi serve un attaccapanno per la giacca, boom, boom, chiodo e appicco la giacca. Questa è la libertà. E non posso farmela nel mio terreno, perché lì c'è il pa- capite? Allora liberiamo l'iniziativa privata, poi vengo a controllare, come fanno in America. Puoi farti la casa di legno, la fai, però se fai il palazzo vai in galera e lì non scherzano. Quello che ha rovinato la banca ha preso 2 ergastoli, anche questa è bella, no? Ridicola, 2 ergastoli, no? Cioè è chiaro che 2 reati, ma danne uno solo, no? 2 ergastoli, sono paradossi. Ecco perché io vorrei fondare un club, un ente, un coso, da proteggere le persone normali dai protettori di natura. Perché troppo è troppo, troppo è troppo. La montagna ha allevato la gente, sapete? Ha allevato la gente la montagna. La montagna povera, noi si andava a caccia, perché non si poteva andare in macelleria. Quindi si andava con un rispetto. Mio nonno, quando si andava a rane, non so se qui usavate, a lumache, rane, funghi, di tutto, si andava a rane, dicevano, eravamo in 5, no, in 6. Perché mio padre e mia madre non c'erano, che ci avevano abbandonati, erano spariti, però c'era mio nonno, mia nonna e una zia sordomuta e noi 3 fratelli. E calcolava, ci vogliono 100 rane, si partiva con la lampa carburo lungo il Vajonti, il Mesazzo, il Vail, notti magnifiche. È lì che mi sono formato la bellezza delle notti, proprio viginava andare a rane. Ci servono 100 rane, se ne pigliavi una in più ti spaccava le mani a bastonate, quella serve agli altri. Ed era analfabeta mio nonno, ma non qui. Quindi la montagna va anche usata, se torniamo sempre alla mela di Berkeley, va usata, va con educazione. E dove che impariamo l'educazione? Ma andando nelle scuole, la gente che sa, i nostri bambini, con le mani non sanno più fare niente. Niente con le mani che sia di natura, di passione, di tocco, di guardate che io ho visto il figlio di mia figlia, la prima, che rimase orfana appena nata, no? Adesso ha questo figlio, lei ha 42-43 anni, e ha questo figlio di 2 anni e mezzo, non lo so, e cosa fa per distrarlo? Gli dà l'iPhone, che si chiama iPhone, ma a me dà fastidio, dico iPhone, gli dà l'iPhone, oh, col ditino così, è impressionante come lo maneggia, 2 anni e mezzo neanche. E sa che il mio nome non lo legge, perché, però riconosce quelle curve delle parole e mi chiama. Quindi allora nelle scuole va benissimo la tecnologia, chi è che vive oggi senza tecnologia? Farebbe un'assurdità, anche una banalità, ma nelle scuole anche mandare gli artigiani, i contadini, le guide alpine, a insegnare a questi bambini la natura. Io ho osato dire in un libro I cacciatori, mi sono sentito ma infami nacce di morte, i cacciatori non per insegnare ai bambini a uccidere gli animali, ma nessuno come il cacciatore ne sa di orientamento, trovare l'acqua, conoscere gli alberi, conoscere la meteorologia, sapere dove ci si rifugia, come si trova l'acqua. Guardate che io conosco alpinisti, miei amici, che se li togli la corda sono paralizzati. Cioè il cacciatore, il contadino, a insegnare a fare un orto, a insegnare la natura, a riconoscere gli alberi, a fare un gioco con questi bambini che abbiano anche un contatto, anche solo didattico, intanto, con la natura. Niente. E quindi non si può pretendere che la montagna rinasca, perché morti noi cosa succede? Certo sarà una montagna super tecnologica, sarà una montagna, io sto libretto che ho perso una parte stasera, è proprio nel senso, a parte c'è anche 2 romanzi lì, ma c'è questo persona ricca, 30 anni, ingegnere, anche poteva essere architetto, medico, ma ingegnere delle nuove energie pulite, che però a 30 anni si stufa della vita, papà ricchissimo, perché? Perché è un imprenditore delle cave, perché le cave? Perché c'è la roccia cos'è? Sono montagne, non potevo farlo, non so, un banchiere o un finanziere. E quindi questo figlio, stufo di falsi amici,
di un amore finito male, ma per fortuna finiscono male gli amori, così si possono accendere altri, altrimenti stare 60 anni sempre con la stessa moglie è una roba orrenda che mi fa paura solo a sentire. Si può amarla, figlio, ma no, insomma, può voler bene, ma quindi questo qui decide di ritirarsi sulla montagna, libri, le sue cose, il computer, questo papà e la mamma disperati, perché non c'è una gioia se non a scapito degli altri, ricordate, ecco, non c'è una gioia o una contentezza, una felicità se non a scapito di altri, che lo facciamo inconsciamente. Una coppia si vuol bene, si sposa, cambiano casa, papà e la mamma sono, siamo, capite, la gioia inversamente proporzionale al dolore degli altri. E quindi si ritira, ma il papà gli fa questa casa, è bellissima, che, perché lui da piccolo lo mandava con una guida, su per le grigne, e la guida gli diceva, vedi il sole che bello, questo bambino sarà affezionato al sole. Partiva lì e andava lì a morire, e loro camminavano, gli portava a scalare, quindi aveva il mito del sole, perché è la cosa che fa vivere la terra, l'animo, l'allegria. E quindi quando si ritira la sua a 30 anni, osserva un tramonto e vede che il sole batte in un picco di roccia e dice questo è successo a me in una baita, ma se non c'era quel picco lì avrei un'ora di sole in più. E lì parte la sua follia, la follia del non accontentarsi, che ha distrutto il mondo, le montagne, i mari, i pesci, i deserti, le campagne, a scopo di lucro. Perché questo dice, se non ci fosse, però poi gli entra il tarlo, no? E dice, ma io potrei tirarlo via, mando una squadra di mio padre, però non si può spostare una montagna. E lì entra i permessi, cioè entra la potenza di devastante di chi ha il potere, e danno i permessi e tira via il picco. Ovviamente è una fiaba, perché non è facile. Va a casa e guarda, e dice, oh, che bello la sera di autunno, il sole, un'ora in più. Però la mattina scopre che di là dove si alza c'è un altro picco. E si entra nel meccanismo. E dice, tiro via anche quello. E comincia a smantellare. Non solo, gli imprenditori vedono che adesso che non c'è più quel picco si può fare una pista di sci e andare giù di là. E quindi smantellano un bosco per aprirla. Permessi ve li danno, a meno di farmi la baracca, ma chi ha soldi compra, chi ha soldi compra, chi ha soldi è solo questione di prezzo. Ecco, qualcuno si è comprato metà Sardegna, qualche altro, è solo questione di prezzo, si possono aggirare leggi, cavilli, pastoi, basta pagare tanto. Quindi smantella anche, quindi, e poi scoprono, vedete che tutto, non c'è un'azione alla quale non, una legge fisica non corrisponde a una reazione lì. Poi scoprono che sulle creste, perché lui comincia, entra in una follia, comincia a smantellare, forma una squadra di disperati che non hanno lavoro e quindi capaci di tutto, e comincia a smantellare, e ogni volta vede il sole, però se non ci fosse quello entra nella follia. Però poi dicono, ma adesso non ci sono più le creste lì, che c'è il vento, mettiamo le paleoliche. E via con le paleoliche. Insomma, è una serie di. Alla fine ve la faccio breve, perché poi succede di tutto lì. Trovano dei fossili e pum, quindi li vendono, lui fa il mercato. È una catena senza fine di occasioni date da uno sciupare la natura. Addirittura a un certo punto s'apre una voragine, perché le montagne sono vuote, la terra è vuota, e c'è un buco enorme che non c'ha fondo. Butti un sasso, lo senti battere finché, e allora dicono, qui è la bocca dell'inferno, finalmente sappiamo dove è l'inferno, e allora tutti a pagare per vedere la bocca dell'inferno. È una roba mostruosa, una follia. Stasera mi hanno rubato l'ultima parte, io non so più neanche cosa ho scritto. Alla fine ripassano gli anni, i genitori muoiono, lui è erede di un impero, però poi non so quanto farlo, l'avevo fatto morire a 76 anni, non so perché. E sta male, e se sta male lassù, ormai lui è diventato c'è un omino, però, che poi, ma non posso dirvi tutto perché la tiro troppo lunga, no, c'è un omino che va lì e sembra che guardi con un binocolo,
E lui all'inizio lo manda via, ma no, guardo solo, alla fine gli presenta il conto, guarda cosa hai fatto, qui tutte le montagne fotografate non ci sono. Comunque lui si ammala e lo vanno a prendere. Lassù è fornito di tutto, cellulari, telefoni, impianti solari, quello che serve. E va giù, e quando esce dalla Jeep che sono andato a prendere, vede che il sole batte in una montagna, perché laggiù è più basso, e scopre di aver passato la vita a non godere già il sole che aveva, che era sufficiente. Ha rovinato un paesaggio, ha sprecato tutta la vita, non ha goduto il sole che aveva già e poteva accontentarsi. È una fiaba tremenda. Purtroppo mi hanno rubato il finale stasera. Se non fosse un pesce d'aprile, mi dicono che hanno trovato lo zaino. Vediamo cosa c'è dentro adesso. Vi pago da bere a tutti. Capite che la montagna, se non educhiamo, questo esempio era per dirvi che la montagna, se non educhiamo la gente a farsela bastare, io mi ricordo i vecchi boscaioli, facevano la legna per campare, questi soldi bastano. Guarda, adesso avete mai visto i boscaioli austriaci? Voi venite alla fiera del legname, della montagna a Longarone, e vedrete come fanno i boscaioli, che tra l'altro l'Austria ha un mito leggendario per il bosco. E per il, guardate che manovrando una PlayStation tagliano la pianta, la sramano, ma uno solo seduto lì, la sramano, cioè questo aggeggio, la fanno tornire da delle lame che la sbucciano, la segano a 4 metri e 20 perché e la pigliano e la mettono sul camion. Pensate, possono far fuori 1000 piante al giorno. Per quello una volta senza tecnologia, che io rispetto la tecnologia, ma pensate quando due si mettevano qui qualcuno si ricorda il vecchio Segone, uno di qua, uno di là, e a tagliarne una ci voleva un'ora e mezza. In un'ora e mezza fanno 10 camion adesso. Quindi e perché fanno 10 camion? Perché vogliono guadagnare. Io conosco un boscaiolo della nostra, perché ha la Ferrari nella stalla, dove c'erano le mucche di suo nonno, c'è la Ferrari. Porta giù 12 camion al giorno di legname per avere la Ferrari, perché gli hanno detto che l'uomo di successo è quello con la Ferrari. Io invece ho la Panda 4x4, comunque nello zaino allora c'è anche la patente. Allora, non posso crederci che mi abbiano trovato lo zaino. Dai che parliamo. Cosa stiamo a fare qui? Questa è la realtà, è tutto proibito, non puoi più fare una casa, una baracca, niente. Allora cosa facciamo? Chi ha fatto queste leggi? Lasciate la libera iniziativa. Qui a Lecco vi serve una strada, su da noi c'è una frazione, i Forcai, che non c'è una strada, tirano giù i morti con la slitta. Quell'altro vuole fare il ponte a Messina, adesso si è messo anche il nuovo Duce a fare il ponte a Messina, vuole rubare l'acqua. Ma qui c'è da chiedere scusa a Berlusconi. Qui se avesse fatto Berlusconi quello che sta facendo Renzi, l'avrebbero pugnalato alle spalle. Io non sono berlusconista, sono anni luce, anche se pubblico con la Mondadori perché mi paga bene, se ancora resisto. Perché ci sono delle cose che non vanno anche lì. Io potrei ringraziare il cielo, ma anzi tutti ringraziano Dio, io ringrazio il diavolo. Perché tutti si rivolgono a Dio. Celio andò a Lourdes per ammalarsi. Quella era la fede, era impazzita, e tutti sbogna di Lourdes Avarice. È chiaro che uno è malato, poverino, le tenta tutte, ed è ammirevole, e anche tenero, capire, perché provare ad andare. Ma lui ce l'aveva con le donne del paese, facevano la corriera ogni anno andare a Lourdes, gliela davano a tutti, però bisognava andare a Lourdes, e non erano neanche malate. Allora lui gli dava delle... E lui andò per ammalarsi, questa è una prova di fede che se la sa il Papa Francesco, lo fa santo dopo 40 anni. Tutti capaci di andare a guarire, io vado per ammalarsi, e chiese la Madonna di ammalarlo. Era follia, ma una follia santa. Quindi non ho più la memoria di cosa mi hai chiesto. Ma andiamo avanti ancora, dai. Se è vero che mi hanno trovato lo zaino... Però non è il primo di aprile oggi, no. Allora vi racconto, questo è il primo di aprile.
due anni fa, visto, passiamo di palo in frasco, saltiamo, venne a trovarmi Guccini a Erto, che tra l'altro mi hanno detto che è caduto, si è fratturato un... Venne a trovarmi Guccini a Erto, la mia tana, lì dove scolpisco, scrivo, dormo, mangio, lì c'è tutto. E siccome veniva giù la signora e apriva la porta e passava di là, io sono come Conrad, cuore di tenebra, linea romba. Conrad disse al suo amico, come faccio a spiegare a mia moglie che mentre guardo dalla finestra sto lavorando? E quindi passavano, allora presi e chiusi a chiave, ma avevano una chiave di riserva, no? Allora ho preso il lavitatore e ho fatto una linea di viti, quindi lì non entra, ma per quello che volevo un mio spazio, per non sentire altri rumori. Stavamo dicendo di... Guccini è venuto lì, e era il primo aprile. Siamo andati a mangiare un boccone lì al Bar Stella, dove Serena sa benissimo dov'è, che mi aiuta, e l'editor dei miei libri, ce l'ho qui davanti, brava, anche se ogni tanto con me è difficile andare d'accordo. Ma io faccio baruffa con me stesso, chi può reggermi? Non mi faccio delle risse con me. E quindi telefonai, ma ve lo giuro che è verità, telefonai agli amici proprio adoratori di Guccini, guardate che Luciano il sindaco prima di tutto, Pezzin, poi Acimolai, Spiero, non mi freghi il primo pile, non venne nessuno. Capite che a volte, ma questa qui la infilerò nei racconti allegri, che farò un'altra serie se vivo dei racconti allegri, quindi a volte la realtà è così vera che nessuno ti crede. Se vuoi nascondere qualcosa, lascialo in vista e nessuno te lo trova. Vorrei spendere qualche parola, ma dimmi, fammi un po' di domande. Faccio un po' di domande. No, questa cosa che ti dicevo prima, che ha detto Rumiz, che ci vuole il coraggio delle visioni. Certo. Io parlavo, questa cosa che parlavi di alcuni politici, non erano di Lecco, erano di altre parti. Proprio una settimana fa stavamo parlando e mi dicevano, sulla cartina, qui probabilmente si farà il polo intermodale di trasporto, perché qui non c'è niente. Sì, sai sì. Cos'era quel niente? L'ultimo campo di grano turco. Ma bisogna pianura. Bisogna isolarli quella gente, ma vanno l'interesse, ma tocca a voi, tocca a noi. Se noi scegliamo, bisogna fare un patentino, ma io non mi sento rappresentato da un Razzi. Signori, non basta che uno non fornichi, non bevi, non fumo, deve avere idee, diceva Broschi. Se noi scegliessimo Broschi, Josip Broz, grande, fuga da Bisanzio, come si chiama, fondamenta degli incurabili, profilo di Clio, leggetevi Broschi. Se noi scegliessimo i nostri governanti, non in base ai loro programmi politici, ma in base alle loro letture, alle loro biblioteche, forse il mondo piangerebbe meno. Bisogna fare un patentino, non potete votare chiunque. Bisogna che abbiano la capacità, come fare il genitore, anche lì bisognerebbe avere un patentino. Voi due non siete abilitati a fare i genitori, ma neanche io, capite? Quindi invece quello, o che siamo amici, o che ci promette Montemar, e quindi lo votiamo noi, il gesto più bello e nobile, però la gente va sempre meno a votare. Noi mandiamo questa gente lì, col nostro umile gesto, qui si sconfina in politica, ma va benissimo stasera, col nostro umile gesto, perché guardate che se siamo 50 pari basta un voto, uno di voi decide, un voto. E quindi questi, e poi vanno lì e non hanno più cura di noi. La politica, scegliere qualcuno che ci rappresenti, vuol dire che noi affidiamo il nostro futuro, la nostra vita, le nostre speranze a qualcuno che ci renda l'esistenza meno difficile, meno un lavoro usurante, meno angoscia. Lì la fanno loro, e se t'azzardi a dire qualcosa vieni denunciato, perché comporta anche questa la legge. Si schermano dietro leggi fatte da chi? Da voi o da me o da noi? No, da loro. Questa è la realtà, e noi ci cadiamo come pecore, non perché siamo cretini, perché siamo ingenui. E Macedonio, maestro di Borges, diceva, io credo che gli uomini siano ingenui, comprano i prodotti reclamizzati dagli stessi che li producono. Ora è chiaro che si compra delle cose, ma
E quindi facciamo una figurata che l'Italia, vi dico una roba, adesso non so, io qui do ragione anche Salvini attirandomi le ire di mezzo mondo che mi hanno anche insultato, ma insomma questa Europa non si può più fare il formaggio, non si può più fare la ricotta, non si può più fare il salame. A Cimolai su un mio amico, un ragazzo che ha impegnato tutti i risparmi di famiglia per comprarsi le vacche, le cose, sta tentando. Voleva mettere in piedi la latteria, la latteria ha smesso di lavorare 10 anni fa, le caldaie di rame, adesso deve cambiare tutto, le piastrelle a 2,70 m, le caldaie di acciaio inox, ma falli fare il formaggio. Quindi, cosa stavamo dicendo? Questi politici no, non hanno idee buone, quindi dovrebbe essere la gente che dice qui abbiamo bisogno di questo. Invece loro lì si trovano in un posto, non, sono stati messi lì da noi, ma non hanno capacità. Chi può avere capacità? Chi sa cosa serve a Erto? Gli ertani. Ma volete sapere l'ultima? Erto significa ripido sui sinonimi e i contrari, molto scosceso e io aggiungerei pericoloso. C'erano dei soldi, hanno fatto il campo da tennis. Venite su a vederlo. Che mi viene di chiamare Striscia, che ti scappa la pallina, finisce nel vaion. Avete visto gli ertani? Ve li immaginate con la gonna che giocano a tennis, come nei campi o golf, con le scarpine, no? Ma mi ha detto il sindaco anni fa, ma se no non ce li davano, ma potevano tenerseli, ci facciamo ridere. Ha erto il campo da tennis. Adesso c'è l'erba ovviamente, perché la natura torna a mangiarsi le imbecillità dei politici. Per fortuna la natura guarisce le imbecillità. Prima parlavi di tuo nonno, di questo rigore di non superare le 100 lumache. Che altre figure è che ti ricordi? Questo è una bella cosa che mi dici, non è neanche una domanda, perché non sei uno che fa domande, mi evochi delle memorie, ti sono grato per questo. Allora sappiamo tutti che i nostri educatori non sono stati genitori, per certi versi sì, ma tendevano a occultare, a non dire, e anche per troppo affetto ci proteggevano. Diceva Michael Stettler, che si sparò a 23 anni, per troppo olio la lampada si spegne. Guardate che troppo amore fa male, e la fisarmonica deve allontanarsi per prendere aria e suonare, se la tieni lì non suona. Quindi anche questo amore appiccicaticcio di gelosie, di insicurezze, di dove sei stata, ma va dove vuoi, cioè, non è più amore quello, vedete come passo da un'altra parte, da una parte all'altra. E quindi i genitori tendono, diciamo tra virgolette nel senso buono, a rovinare. A me i miei genitori, oltre che Legnate, mio padre, non mi hanno mai parlato, ad esempio, di sesso. Era un tabù. Io ho dovuto, ma i bracconieri Cellio, Ottavio, Bia della Costa, Nani d'Albir, era gentaglia, tutti bevitori, cacciatori, bracconieri, però ti mettevano, quelli erano il mio papà. Quelli erano che ti dicevano, ma allora mio padre non mi ha detto niente di cui mia mamma, beh, a parte mia mamma, tornò che io avevo 13 anni, ci piantò lì che ne avevo 6, ma. E quindi mi ero affezionato, ma anche nel lavoro. C'era gente che scolpiva, Ottavio per esempio scolpiva le Madonne e mi insegnava senza la minima invidia. Capite? Era gente semplice e ti metteva la prova, cioè non ti diceva sta attento, ti davano un 91, ciò sbarege, c'era il camoscio lì. Te la facevi sotto che rinculo, te ciò sbarge, ma c'è uno sbara, se spara, quando, cioè, rischiavi anche di farti male con le loro lezioni taciturne, però io ho capito da loro. Cellio, ad esempio, è morto alcolizzato, aveva il delirio tremens, vedeva fantasmi, l'ho scritto, ma era una persona con una filosofia strepitosa, proprio essenziale, non. Era come Juan Rulfo, non parlava più, faceva segni. E camminava di notte, non mi interessa più il particolare, voglio vedere i profili. E io lo provocavo, ma di una donna, bastano i profili, a me mi basta i profili ormai, cioè vedere le curve, no, delle montagne. E quindi
una volta si andava, lui si era rotto una gamba e non potevo andare più a Galliforcelli con lui, che peccato, no. Potevo essermele rotte tutte e due, tacimi, vedete la filosofia, no? E mi diceva, perché io ero molto legato a lui, ma io, adesso cominciano a cantare i Forcelli verso il 20, fino a fine maggio, ma allora chiamo Silvio, vai, don con Silvio, va bel sol, vai da solo, mi diceva, perché sai, i segreti in due non si tengono, tu lo puoi tenere in due, se lo sa un altro è finito. E mi diceva, ma ve la dico in italiano, ma c'è solo una cosa da fare in due, il resto sempre da soli. questi. Poi insomma, anche mio nonno, quando mi tagliai la punta del dito qui, mi dovevo imparare a usare l'ascia anche di sinistro, perché può capitare anche che mi è servito molto in roccia, poi a chiudare, se ti tieni con una mano in un punto che non puoi metterla a sinistra perché ti sbilanci, l'aver usato l'ascia da piccolo con la sinistra mi ha giovato tantissimo a usare il martello da roccia. E mio nonno era alto 1,96 m, era lì che mi guardava, prova, e ha visto che tenevo il legno col dito fuori, no, così, basta, non ha detto altro. Io dovevo già capire che se diceva no così, c'era un motivo, ho insistito, mi sono portato via la punta, te le vedit, adesso va fitte così, e non mi ha mica accompagnato dal dottor Gallo che mi ha messo i pugni. mi imparavi Carlo De Furlan, che è ancora vivo a 85 anni, pensate, quest'uomo artigiano abilissimo ha fatto i figli di 65, alla mia età si è messo a fare figli, e ha due bei ragazzi, uno a 18 anni e uno a 20, e la gente dice, col nonno, no, sono suo padre, no, suo nonno, si incazzano, si veniva giù una cima, io non ero pratico, lui aveva tagliato mughe in gioventù per fare il mugoglia, sono andato giù di corsa, no di là, mi fa, no di là, io ho detto che cretino, lo fregano, arrivo giù un'ora prima, sono arrivato giù dopo uno strapiombi, tutto tornato in su, e lui era già al bar, te le vedete, te l'avevo detto, ecco i maestri, no? Oppure quella volta con il Malga, ero ragazzo, con questo malgaro taciturno, ma io non ho capito perché taceva sempre sta gente, ho capito che saranno stati sfigati con mogli rognose, ma tacere sempre così, faceva segni il malgaro, però ci voleva bene, abbiamo fatto 7 anni, dai 7 ai 13 anni, sulle malghe dai primi di giugno a fine settembre, no? Solo per vitto e alloggio. Ma vita, l'aria aperta, io guarda, ringrazio Dio di queste esperienze. Sono andato dentro per un sentiero, mi ha detto no, di da che la nove. Dovevo fare il giro a girare le vacche, ma se andavo a tagliavo di lì, se no toccava fare tutto il percorso dietro le mughe. Sono andato dentro, c'era un nido di vespe, guarda che avevo la testa un triangolo, te le vedete. E allora mi ungeva col burro, acqua fredda, no, burro, la sera. Però mi aveva detto, no, della lui sapeva che c'era un nido. Io sono andato dentro di corsa, ci ho sbattuto dentro, sono stato fasciato. Però non rimpiango. Ottavio lo stesso con la vipera. A me mi ha morso una vipera. Si veniva giù dal Borgà e ho visto che lui era davanti, ha fatto un gesto con la gamba, no? Come un movimento. È morto, non è tanto Ottavio. E io arrivo giù, scarpe da ginnastica, calpesto la vipera, panf, nelle scarpe da ginnastica. Io ero già stato morso, quella volta mi è andata bene perché ha infilato nella scarpa da tennis, da ginnastica. Allora mi sono incazzato con lui, no? Lui era un po', ma c'è asto, mi ha detto, cos'hai? Ma ti ha veduto la vipera, mi ha detto, qui in parte, tu ora che tu cammini, no? Io. No, ma mica ha detto, guarda che lì c'è una vipera, devi guardare tu dove cammini, da quella volta la mia attenzione è assoluta, ma se mi beccavo, tu te salvavi, non ti muori tu, no? Io non riesco a fare così con i miei figli, ho creato le attenzioni, ho detto, stai attento, ma forse troppo. Comunque adesso vanno a scalare, vanno a sciare, se vivono, vivono, se no io li ho educati così. Mauro, queste sono le persone che ti hanno segnato, le persone passano, e invece dei posti, ai tuoi posti, che quelli restano anche da posti dell'infanzia, ma scherzi, la via San Rocco ad esempio, dove sono cresciuto, che adesso è invasa dalle spine, dai rovi,
Ecco perché si dice erto è protetto dalle belle arti, dall'UNESCO, dal parco, e sta cadendo a pezzi il paese, e la via San Rocco stanno crollando i muri, c'è una chiesetta dove si potevano scrivere almeno due libri sulle facciate. 1500 ha rapinato la statua di San Rocco, dell'altare di legno scolpito, quello, però questa via dove sono cresciuto mi è rimasto, ma non ci vado neanche più perché non la riconosco, è tutto invaso da... No, la riconosco, sento l'odore come i cani e mi vengono le lacrime a pensarci. E questa chiesa era piena fino a un 2,5 metri, perché ci andavano su anche con la scala, piena di memorie scritte con lapis, con pezzi del coppo, delle tegole, di mattone, quello che volevi. C'erano delle frasi bellissime, c'erano dediche d'amore, e mio padre mi portò a vedere 25 aprile del 49, Domenico e Lucia sposi, era lì. E vedi, quando mi sposai con tua mamma, poi la picchiava, la mandava in coma 3 volte a legnate, ma allora forse si sposarono per amore, ma non credo. Comunque si sposarono, e vedevo questa scritta e aveva fatto un cuore, e l'aveva fatto a rovescia, cioè almeno io li faccio con la punta di qua, e lui l'aveva fatto di là. Ma bene, tutta sta protezione delle belle arti, cosa hanno fatto? Hanno imbiancato la chiesa. Allora chi è questo protettore di belle arti? E lì c'era la storia del paese, e almeno da prima della guerra ai giorni nostri. Va rinnovata, no? Ma non vedi che c'è la storia lì? C'erano delle bestemmie, caro Dio, sui stuf de te, sono stanco di te. È mostruosa la bellezza di queste confessioni, anche spietate a volte, dettate dalla rabbia, dal non ne potere più, frasi d'amore, fiore, imbiancato tutto. Vedete che la bontà, diceva Borges, non basta da sola, bisogna che sia intelligente, perché la bontà da sola può creare, se non è intelligente, può creare danni irreparabili. Uguale è successo alla chiesa di Erto. L'ultimo restauro fu del 1605, c'è la data impressa su una pietra. Gli hanno fatto il lifting, orripilante. Si tende a imbiancare, no? A creare purezza, solo la neve è pura. E mio nonno, quando andavamo a Martore e a Volpi o a Legni, perché certi legni vanno tagliati d'inverno, lui era un abile artigiano, lui era alto 1,96 m, e mi diceva: sta sulla me pesta, cioè stai sulla mia testa, c'è vasto balè che rovina il neve. Vi rendete conto? Perché la neve è bellissima, se cominci a calpestarla diventa subito scura, diventa pastriciata. È chiaro che lo si deve fare, ma lui, dall'alto della sua semplicità, sta sulla me traccia, non serve fino in altre. Solo che io dovevo fare 2 passi e star sulla sua. Capite? Il rispetto, poi è ovvio che aveva miliardi di difetti, ma lui era affascinato probabilmente dal bianco, da questa precaria purezza che è come la nostra dell'infanzia, che sparisce subito, ma finché c'è conserviamola. Io queste lezioni le ho capite dopo. Sta sulla metra, non dia rovina il neif, verda c'è belcale. Oggi fa ridere queste cose, so che sto dicendo cose patetiche, ma hanno contribuito dopo a farmi riflettere, che la neve un giorno o l'altro imputridirà, perché verrà la primavera, quindi la terra si sgela e la sporcherà, ma finché si può lasciamola così, è come l'infanzia, no? Rispettiamola finché c'è. Oggi vorrei che si rispettasse di più anche l'infanzia, e invece anche la vecchiaia, si cerca. L'altro giorno ero in diretta con quello che fa il programma sulla salute, peraltro molto valido, Mirabella, no? Il quale cerca di migliorare la condizione della vita. Io gli dissi: ma cerchiamo di migliorare anche la condizione della morte, che sembra una battuta, ma si muore male negli ospizi, abbandonati, con accanimenti terapeutici, decide Giovanardi quanto devo vivere, sono già morto. Miglioriamo la condizione della morte. Invece si migliora la condizione, ci tenta, ma mi pare che non,
Non è perché, tornando all'inizio, quello che vi ho detto, si sveglia la mattina pieni di ansia, di angoscia, pieni di paura, pieni di insicurezza. Hanno creato in noi l'insicurezza. Questo era il progetto, di tenerci insicuri con qualsiasi cosa. Ci hanno reso altresì eroinomani di oggetti. I nuovi faraoni sono quelli che ci invitano a comprare oggetti, perché per fregare i prezzi della benzina basterebbe che tutta l'Italia la domenica lasciasse ferme le auto. Ci vuole fatica, lo so, è difficile, perché io sono qui con un'auto, ma la seconda domenica si sbilancia il mercato. Invece ci hanno reso eroinomani. Guardate i ragazzi, cambiano l'iPhone, che non ha quasi nulla in più, e fanno le gare per averlo. Ci hanno reso drogati di robe, di oggetti. Non ci liberiamo più, ma a casa mia, non io. Ma lì ci sono anche altre persone, c'è la moglie, lì saranno almeno 15 grattaformaggio. Ma poi si fermano, deve andare a Belluno da Cibin a cambiare il pezzo, la pila, ma con la vecchia grattugia, due colpi, pulita, e va sempre. Bisogna rimanere quasi paralizzati per non far, ma capite, no, tutto questo, l'oggettume, questo oggettume, ma c'è di tutto. L'aspirapolvere, benissimo l'aspirapolvere, mica dico che bisogna farla solo, l'aspirapolvere no, bisogna avere il folletto, il vorwerk, come si chiama, il folletto, ma ascolta, non lo bevi tu, dai, dilli che vadano a prendere, dammi qua a me, va là, salute. E poi qualsiasi tipo, magliette, cose, beh, ognuno, se sentite, vi chiedo scusa, con i vostri soldi potete comprarvi, ma non è che ci creiamo un'angoscia, no? Perché un orologio serve a misurare il tempo, e anche allo stesso modo che le auto perdono olio, l'orologio perde, un buon orologio, io questo qua costa 7-8 euro, ma perché li rompo, li spacco? Ma se hai un Rolex da 60.000 euro, hai paura che lo perdi, che prenda botte, che ti taglino il polso, ti crea un problema. Io con la mia vecchia Panda, a 24 anni, la parcheggio nel muro, tumf, e si ferma. Adesso che mi hanno ridato la patente, ladri generosi, e sono stati più veloci che la questura a ridarmi la patente, senza neanche esami. Capite? Allora, visto che si vive poco e male, perché veramente, se ci penso, io mi sembra altro. Ieri ho fatto il militare e ho 65 anni, cioè diceva il vecchio samurai Yoko Yamamoto, e non era il generale, un samurai, 1716, e La Curé, quel libro mi pare dito da Marcy, bellissimo, che insegna anche a educare i bambini, di non metter loro paura coi fulmini o le saette, perché diceva la vita è breve come un sogno. E spenderla tutta, sprecarla tutta a fare ciò che non piace è pura follia. Ora, se uno si diverte a lavorare e sente che è un hobby per lui e ricava vita, ricava entusiasmo, ma va benissimo. Ma io ho visto gente, amici miei, che sono morti sulla frontiera del lavoro, ma no lavoretti, ma lavori da miliardi, occhialerie, ma fermati, andiamo a scalare, se andava a caccia, non si può. Poi arriva il male terribile alla mia età e hanno cercato di recuperare vita, non ne hai più, gli ho detto, perché sono cattivo io, ma hai miliardi come noccioline, molla, godiamocela. Niente, non si può, perché entri nel meccanismo, un giorno a Francoforte, un giorno a New York, ma e dopo cosa fate? Abbaiano di pensione. Io, se vado ministro, come ha detto Cosoli, Salvini, ma lontano da me questa idea, solo, ma io la pensione la faccio dare dai 18 ai 60, dopo non serve più. Allora vi serve dopo la pensione? Ti fanno andare a 70. Questa però l'ho rubata a mio padre, che diceva la pensione, non la meocorpia, dovevano darmi dai 18 ai 60 anni. Va bene, vai avanti. Allora, ti ho chiesto delle persone, dei posti, e la pianta, le piante, hai... Nei tuoi libri si vede che hai un rapporto quasi come se fossero persone. Qual è la tua pianta più amata? Guarda, sono in dubbio, mi dice qual è la pianta più amata. In parte che gli alberi sono persone e viceversa, le persone sono alberi. Quello che vado a dire nelle scuole, qui,
Inganniamo i bambini facendo credere loro che sono un albero diverso. E scimmiottare se sei un larice, se sei un faggio, cioè lavoratore che è disinteressato di fare l'intellettuale, ma un lavoratore onesto, che è quello che tiene in piedi l'ossatura del bosco, il faggio, e fargli credere che può diventare Betulla e sbagliare con la rovina dei giovani. Li facciamo credere, pubblicità, i mass media, l'informazione, cioè perché due vanno, perché cinque o sei vanno a X Factor, X Talent, come si chiama, tutti pensano, ma, cioè, questi che non arrivano lì si sentiranno defraudati a vita della loro personalità, perché non sono quell'albero lì, cresci il tuo albero. Quindi direi con Rigoni Stern che il mio albero sarebbe l'arice, però non è così. Vorrei, ma perché lo vedi l'autunno, l'arice poi è nobile, è affidabile, è mite e forte, e poi, cioè, ma non è quello il mio albero. Potrei dire il pino cembro, che lo scolpisco perché il mio lavoro è lo scultore, e il profumo, no? Ci sono ci sono dei cirmoli su verso Prato Piazza a Braies, dove girano il film con Terence Hill, Il passo dal... Io, se mi chiedessero cosa vuoi di regalo prima di morire, gli direi: regalatemi uno di quei pin, ma è peccato tagliarli, ma qualcheduno cade anche per anziani, avranno 600 anni, è enorme, un profumo, e poi sono teneri a lavorare, il profumo di resina dura a vita. Se voi mettete un blocchetto di cirmolo con un nodo nella vostra cucina o nel salotto, voi entrate dal lavoro, vi colpisce la resina che vi schianta. Potrei dire quello, ma non è quello. Vorrei, mi sarebbe invece il mio albero che sento è il carpino. È testardo, cocciuto, gobbo, storto, brutto, ma tenace e leale. Imperioso, permaloso, impulsivo, sono io. Il carpino sono io. Quindi, anche se mi piacerebbe l'arice, lo dico perché mi secca che dentro nel mio intimo, nella mia biologia degli alberi non ci sia, ma se devo essere onesto è il carpino, e mi scoccia perché ha tutto negativo. Ma facevano le cose che dovevano durare del carpino, per esempio i blocchi per le pialle, cose che dovevano durare, e tenaci. Poi il carpino nero e il carpino bianco, io ho fatto delle sculture che sembra col carpino bianco sembrano avorio, ma è taciturno, contrario di me, questo è ovvio, ma sono affezionato a quello perché è un perdente, il Don Chisciotte del bosco, è un perdente e quindi invincibile, perché la betulla e la rappresenta l'eleganza, la perfezione, il passo, la danza, la pattinatrice, la donna alta ed elegante, perché si può essere eleganti anche senza essere alte, oppure... E questa è la betulla, è una cosa che quasi dà fastidio, questa bellezza poi bianca, cattura l'attenzione. E poi c'è il faggio, c'è il maggiociondolo che è l'intellettuale, no? Poi c'è l'agrifoglio che si tiene tutto dentro, addirittura le figlie sono diventate con le spine, le foglie, e lì che quelle famiglie che non deve uscire niente, benestanti, e non li metangere, stiamo qui. E insomma, il bosco è sono gli uomini, i sambuchi che sembrano fragili. Sapete di cosa facevano gli ingranaggi dei mulini e delle segherie? Di pezzi di quarto di sambuco secco e ghisa. Non fidatevi del midollo. Eppure facevano i pattini della slitta con i carpini, ma è difficile trovarli dritti, oppure con i faggi stagionati ma tagliati in luna calante di novembre. Adesso se tagli adesso buttano acqua come una fontana, non fai niente. E quindi conoscere queste cose mi piacerebbe dirle a scuola, no? Beh, è chiaro che i bambini non interessa, ma intanto le sentono, o no? E dicono, ah però, sapete che se tagli un albero il primo marzo, provate, il primo marzo fino al 3, il primo marzo, soprattutto di pomeriggio, questo viene da studi dei maestri carradori austriaci dei primi 900, che ci hanno fatto un volume, poi alcuni autori li sono impossessati. Ma se tu vuoi tagliare, in Austria fanno le canne fumarie di quel legno lì tagliato il primo marzo, le pale dei fornai, le butti dentro a 270 gradi, che dovrebbero fare puff, non prende fuoco,
Anche l'estirpamento, invece che mettere diserbanti, si devono strappare le piante in certa luna, mi sembra crescente di primavera, adesso aprile, ma sono quei pochi giorni. Oppure, non so, l'albero di Natale, no? Lo tagliate l'ultima luna piena di novembre, colmo di luna, come stasera, però di novembre, l'ultima, plenilunio, che però a volte viene anche a dicembre. Quell'albero lì vi dura 20 anni, non perde neanche un ago, potete tirare. Ma chi ha voglia oggi di... Perché il Natale è una roba da bruciare subito, i regali, queste, e via, godiamo, quindi l'alberino poi via. Tanto vale averlo di plastica, li ho visti di finti che sono quasi più belli di quelli veri. E questo mi fa un po' paura, perché siamo riusciti a mascherare talmente bene con l'artificio la natura. Io ho visto un cesto di frutta che quasi mi mangiava una mela, era di plastica. Però, insomma, ognuno lì, ma per dirvi, queste nozioni oggi non servono più, ma bisogna non perderle, perché se cominciamo a voler perdere la memoria, allora è finita, no? Allora è chiaro che non servono, ma allora se usiamo solo quello che serve, cosa facciamo? Allora viviamo alla giornata, ma mi va anche bene, ma se un domani serve una nozione, si può anche, non so, se uno ha voglia di avere un hobby, io dubito che ci sarà un ritorno per ora a queste cose, perché vai a parlare ai bambini, queste cose non sanno nulla, gli adulti sono presi da altre esperienze, a meno che uno non abbia passione di fare lo scultore o di ma per esempio le vernici, no? Se tagliate certi alberi in certe lune non serve la vernice, ma come fate a dipingere di vernice un cirmolo? Almeno usate vernice vegetale, che ce ne sono, ma costano l'ira di Dio. Visto mobili di cirmo con la vernice, quel vernice per fare il lucido, perché a noi ci piace la brillantezza. Non lo so, non fate quello che volete, io ormai... Io mi hai risposto con le categorie degli alberi, con le varie, ma tanto il sentiero non lo riconosciamo perché abitiamo lontano, ma invece proprio l'albero, quello che ha, quello lì. Ah, c'è il faggio, sì. Qual è che ti piace di più? I tuoi? Ma c'è un faggio davanti casa, lo chiamano il faggio della Pina, va a 500 anni e sta morendo adesso perché non c'è più la gente, ha sentito mancare. Quello lì è un faggio che non so se in due lo si abbraccia. È qui da bambino e fa a un certo punto una biforcazione. E lì ho avuto le prime cocenti delusioni della mia vita, perché era difficilissimo arrampicarvi, perché non lo si abbracciava. Ci riusciva Luciano, ci riusciva Felice Schenon, e io ci ho provato una vita finché sono riuscito a ma è enorme, eh? E davanti dalla mia vecchia casa, ormai chiusa, abbandonata, che sono morti tutti lì, nell'ultimo libro lì, I segreti della montagna, parlo di questa casa che sono andato giù a accendere il fuoco una sera e scricchiolava come il fuoco gli ha dato vita, sembrava si stiracchiasse, ma ormai sono tutti morti, se avessi le palle andrei a vivere lì, ma c'è poco spazio, ma allora mi bastava. E sotto c'è la strada di San Rocco, a 1,5 metri, perché lo spazio era limitato lì. E 20 metri sulla destra c'è questo faggio che da dietro il paese lo si vede spuntare con le piume in cima. Quello è il mio albero, insomma, perché sono cresciuto lì attorno. E mi sono accorto l'altro giorno che dà segni di stanchezza, il picchio ha cominciato a... E quando il picchio tocca un albero, lui sente che dentro il midollo è morto. E allora scava per poter poi andare giù e farsi il nido, troverà il midollo, trova il buco. Anche lui ha una sua esistenza, non mi dispiace anche, ma alla fine cosa ho fatto per conservarlo? L'ho abbandonato anch'io, perché la vita mi ha imposto delle regole, che la famiglia, i figli, esigenze di spazio, quindi la casa in affitto più in su, e lì sono andati via tutti e questo... Quest'albero sta morendo. In compenso sono sorti altri, perché lì c'era il prato che si falciava, adesso c'è una selva, ma lui è ancora lì. Quello, se volevi questa risposta, è il mio albero. Io direi che su questa risposta di Mauro
Anche perché sarà curioso di sapere cos'è rimasto nello zaino. Beh, basta che sia il manoscritto, il resto me ne frega a me di cellulare. Direi che se c'è stata prima l'effrazione dell'anima, adesso l'anima è stata un po'... Ma io vorrei sapere come è stato trovato qualcuno. Mi venga a dire qualcosa. Ha chiamato? Il ragazzo che l'ha trovato. E dove l'ha trovato? Davanti alla chiesa. Quindi hanno visto che era di Corona, allora non ho proprio tutti i nemici, dai. Senti, per chiudere, le montagne lecchesi le conosci? La Grigna? Quando ero giovane, 20 anni, 22, 25, venivo a arrampicare da ste parti. C'è addirittura un paesano che vive ai piani Resinelli, e però adesso... l'età, ma non perché non sia più, ho le montagne dietro casa, se voglio farmi una scalata vado lì, ma quest'estate, se non sono crepato, ho intenzione di tornare in Grigna, anche perché insomma mi ricorda la gioventù, poi mi viene in mente i ragazzi che ho conosciuto, ero molto amico di Marco Anghileri, che mi viene da piangere a pensare questo, mi viene davvero le lacrime, e quindi a me non giro alla memoria, no? Domani vorrei andare in cimitero, ma sono provato stasera a cercarlo, ma non l'ho trovato. Grazie, e soprattutto grazie del ricordo di questo personaggio. Che dire, in bocca al lupo per la montagna e per tutto il tuo Vajont. Grazie, vi voglio bene davvero, grazie. Io direi di ringraziare Mauro. Io ringrazio questo ragazzo che mi ha ridato lo zaino. Mi ha trovato lo zaino. Ringrazio voi, io non lo so, stasera è stata una sera balorda. Non ho potuto dire quello che... ma forse è stato meglio così, conoscere anche questo cialtrone legalizzato ormai da un altro versante, non sempre, perché poi avrei potuto parlarvi di letteratura, di perché si scrive, perché si... invece stasera è andata così. Un'altra volta? Un'altra volta, l'anno scorso ero qui col mio amico, il mio amico che è morto, e prima percorrevo le stradine e dicevo con l'altro mio amico qui abbiamo mangiato con Nicio e lui ricordava tutto. Io mi sono un po' lasciato andare ultimamente, invece lui mi ha ricordato i bar dove siamo andati, dove abbiamo mangiato, che Nicio, e tornare qui senza di lui dopo 40 anni di... eravamo come... io credo che l'amicizia tra uomini sia una forma d'amore molto più resistente, non equivochiamo l'amicizia tra uomini non intesa come amanti, che io non ho nulla contro nessuno, anzi se fossi stato adottato da due gay la mia vita sarebbe stata meno infame forse, invece ho avuto mio padre e mia madre, quindi stiamo attenti a dire che due gay non possono amare un bambino, io, ma a me non mi hanno amato i genitori, ma comunque con Nicio c'era questa forma d'amore che era pura amicizia, solidarietà, lui aveva avuto una vita agiata, e aveva un ristorante con albergo, case, terreni, poi figlio unico, la mamma è morta e lui ha fatto piazza, 5 ricoveri al centro alcolisti di Auronzo, la prima volta il primario De Sandra, che è anche cacciatore, mi ha detto: Corona ancora qui? No, stavolta è lui, gli ho detto, non io, perché lì siamo stati mia mamma, mio papà, mio fratello e io, e un uomo deve avere coraggio anche di elencare le proprie, non dico difetti, le proprie sciaguratezze, quindi quando portammo mio padre lo tirammo con l'inganno, aveva 70 anni, ormai si poteva lasciar bere anche, no? Io, mio fratello, mia mamma, mio fratello guidava, mio padre davanti e io e mia mamma dietro, la quale era stata ricoverata anche lei a suo tempo. Ma sto vecchio faceva dannare, allora gli abbiamo raccontato che si andava a fare una gita, no? E siamo passati a Longarone e lui con sta barba, aveva due occhi che non li guardavi, ti foravano. Vedi Mauro, lassù ti ricordi che abbiamo ucciso il camoscio, tutti i camosci di Frodo, nel comune di Pieve di Caro, di Perarolo, no? Perché di là si andava a rubarli, e noi si tenevano da con... e avanti, e avanti. E poi arriviamo a Pieve di Caro, gira Auronzo verso Auronzo, ah, lì qua non sono mai stato a caccia, ero avanti, poi alla fine abbiamo dovuto dirglielo, non siamo arrivati davanti al centro alcolisti di Auronzo, dove ha portato Icio l'ultima volta a febbraio passato. E allora abbiamo dovuto dirglielo, guarda papà che si è messo male, abbiamo deciso di ricoverarti qui un periodo, lui ci fa, ma
Perché solo io? Casomai tutti e quattro. insomma, sono tragedie, tragedie, ci si voleva anche bene, ma insomma, questo succede, succede da vivere, capi, la vita accade, non è che la programmi. Insomma, l'ultima volta ho portato Icio e poi io quest'estate ero andato in montagna a scalare, a dir la verità ero in compagnia, ma non posso dirvi con chi qua, ma... E lui si è messo a bere e ha sospeso tutte le medicine dell'infarto, perché era uno tosto, Icio, è sempre stato bene, non sopportava questo fallimento, questo non avere più nulla, no? Poi aveva il conflitto con la mamma, la moglie che le menava quando beveva, perché si diventa cattivi, ma senza saperlo a volte qua. E quindi si è messo a bere, mi hanno chiamato che ero su per una cima, mi hanno detto che non c'era più. Era qui l'anno scorso, poverino. Per 40 anni mi ha accompagnato e non ha mai detto una... Icio sapeva delle robe che mi avrebbe potuto rovinare, sul piano familiare, diciamo. E invece era una tomba. Infatti gli ho dedicato un libro al fedele scudiero, principe dell'omertà. E quindi vorrei chiudere con una memoria a lui e a tutti quelli che non ci sono più, che abbiamo conosciuto e ci hanno voluto bene, abbiamo voluto bene. E per quello che vi esorto a mettere via certe volte, certe piccole vendette, cerchiamo di far pace, perché io so che quando sono morto mia moglie era forse non era così cattivo, ma dimmelo prima, no, non me lo deve dire. L'altro giorno a Ballarò erano due, erano quelli che vanno alle isole Havane che pagano poco, no? Alle isole, cosa c'erano quelle isole lì? Insomma, le isole esotiche, ma aiutami, le Canarie. E c'era questo gruppetto di gente, ma forse erano di qui addirittura, che per pagare meno, e questo è un dramma, cioè, ma non è che siano andate nel Biafra, sono andati alle Canarie, tra l'altro, però li paghi pochissimo. Io non posso stare senza le montagne, sinceramente, senza, io ho visto qui dietro le montagne, mi fermo. E una di queste coppie intervistate da Giannini a Ballarò, ero in diretta da casa mia lì. E questo uomo che mi ha fatto anche tenerezza, forse io sono solo un invidioso, un fallito, no? E ho detto, perché sa, poi tra l'altro mi è successa una cosa bellissima alle Canarie, mi sono innamorato di nuovo di mia moglie, e giù applausi, ma a me sembrava una cosa orrenda dopo 60 anni. Comunque non ho detto niente, ma in chiusura si parlava delle pensioni, tra l'altro questi avevano pensioni da 1600 euro, non era insomma proprio una miseria, miserie sono da 400 euro. Ho detto, guardi, sinceramente io non so se arriverò alla pensione, perché non so se vivo, poi non ho neanche contributi, io non ho niente, e non mi daranno neanche la legge Bacchelli che danno una pensione agli artisti, perché non valgo nulla, non me la daranno, dice. Ma di sicuro se mi capita la pensione non andrò alle Canarie. E tutti lì a dire, ma le sue montagne, no? Pensava, no, perché non voglio correre il rischio di innamorarmi di nuovo di mia moglie. Grazie, grazie infinita Mauro. Vi ringrazio, perdonatemi. Simona, che è l'assessore alla cultura di Lecco. Perdonatemi all'inizio che ero un po' sbilanciato. E Peppino Ciresa dalla Confcommercio. Prego. Grazie per questa serata. E a nome dell'amministrazione comunale, in particolar modo del sindaco, ti consegniamo questo libro che crediamo tu possa apprezzare. Hai citato Marco anche questa sera, hai citato la Grigna, io ti ho sentito prima durante l'intervista, che è stata un po' protagonista delle tue scalate in gioventù, e speriamo che questo libro ti aiuti a ricordare magari delle imprese che hai fatto con Marco, o semplicemente a rivedere nelle sue parole un pezzo di quello che tu ci hai raccontato stasera. Quello che tu mi hai trasmesso, e credo anche a molti di noi qui questa sera, è un po' questo ritorno all'essenzialità della vita che tu hai riscoperto attraverso, e ci hai narrato attraverso la vita di montagna, le esperienze che hai vissuto.
esperienze condivise con amici, e anche qui ci sono esperienze, idee e emozioni che Marco ha, che Giorgio Sprafico, lo scrittore, ha raccolto e raccontato per conto di Marco durante la sua vita non solo di alpinista ma anche di uomo. A nome del sindaco ti consegno questo libro. A me mi è venuto da piangere, perché io l'ho conosciuto e era molto amico delle mie figlie, no? Le mie figlie lo adoravano. Diceva Borges: non c'è nulla come la morte per migliorare le persone. Invece non è vero, questo non serviva che morisse per essere ricordato come migliore. Mi dispiace davvero. Chiudo io con un grazie grandissimo da parte di tutta l'Ecco, da parte della Confcommercio. L'anno scorso ci eravamo detti che ti avremmo invitato ancora e tu mi hai risposto che all'Ecco saresti sempre venuto tutte le volte che ti invitavamo. Quindi ti invitiamo fin da adesso anche per il prossimo anno. Grazie Mauro, ci hai fatto passare una serata meravigliosa e ti abbiamo scoperto anche come un grande filosofo, oltre che a un alpinista, a uno scultore. Grazie, grazie di cuore.